Ciao a tutti e bentornati al corso di programmazione iOS. Nella scorsa lezione abbiamo visto come utilizzare una web view per caricare un sito all'interno della nostra applicazione. Ricordate, abbiamo creato la nostra web view tramite codice, abbiamo creato anche un alert utilizzando i metodi che vengono messi a disposizione dal navigator delegate, quando inizia a ricevere informazioni, quando finisce ed eventualmente quando si verifica un errore. In questa seconda parte vedremo in modo molto molto veloce, anche perché molto semplice, come importare invece che una pagina web un file HTML, un file PDF o anche un file di testo al posto di un sito. Quindi in questo esempio importerò all'interno della mia applicazione tre tipi di file. Quindi un file.pdf, un file.testo, PDF non l'aveva preso, eccolo qui. Magari avendo la necessità di farlo visualizzare nella nostra app, possiamo farlo in modo semplice in questa maniera. Sì, commentiamo questa parte. Scriviamo questo codice, ad esempio, per un file HTML. Quindi HTML file. PDF file o txt file. Quindi diciamo il codice uguale, cambia solo alcune forme, quindi potremmo creare let html path. Potremmo dire di utilizzare questa formula che si dice bundle.main.path for resource, si dice che tipo di risorsa è. Quindi daremo per esempio in questo caso il nome del nostro file HTML è index. Tipo di file, andiamo a indicare sempre la mia stringa che è un tipo di HTML, quindi l'estensione del file che vogliamo caricare. Dopodiché creeremo il nostro URL che è di tipo URL, e in questo caso tutta abbiamo usato questa formula stringa. Utilizzeremo invece la formula file URL with patch normale, eccolo qui, questa formula qui, e gli passeremo come parametro il nostro file HTML. Dopodiché faremo la nostra solita richiesta, quindi la chiameremo sempre request scusate let request uguale URL request, inseriamo il nostro URL. Vedete, l'unica cosa diciamo che cambia è la creazione del tipo di dato che impostiamo. Anche qui vedete, dobbiamo mettere punto esclamativo. La cosa
cambia tipo di utilizzo dell'URL, che questo abbiamo utilizzato questa formula, qui utilizziamo quest'altra formula. Ok, qui non è my request. Vediamo, cambia qui my request. È uguale my request. E a questo punto, se noi lanciamo il nostro emulatore, dovremmo vedere all'interno il nostro file HTML. Inizio fine, se non ti carichi, ok. Dice che c'è un errore. Io ho voluto fare ok, my request. Ecco qui, vedete che si sta caricando, visto, appare sempre il nostro alert e all'interno si è aperto il nostro file HTML. Infatti se noi andiamo a aprire, vedete, siccome è impostato in questo modo. Cosa non cambia se vogliamo creare, o meglio, vogliamo aprire un file PDF, un file che sti, adesso io non vado a cambiare codice con nomi delle variabili, possiamo tranquillamente utilizzare queste. Quindi commentiamo questo tipo, commentiamo per il momento questo qui. Quindi possiamo utilizzare un file invece PDF, quindi qui non faremo altro che indicare il nostro nome del file PDF file, e diremo che è di tipo PDF. Quindi adesso noi lo lanciamo. Ecco qui, vedete, abbiamo aperto il nostro file PDF all'interno della web view. Per finire, stessa cosa, molto semplicemente, possiamo farlo per aprire un file di testo. Quindi lo chiameremo, abbiamo chiamato text file, diciamo di punto txt, lanciamo il nostro emulatore, ecco qua, vedete che ha caricato il nostro file txt, che infatti effettivamente è formato da queste frasi. Bene, quindi abbiamo visto, abbiamo concluso questa lezione sulla web view vedendo come caricare invece che di un sito altre forme di file che si trovano però all'interno della nostra applicazione, quindi un file HTML, un PDF o un file in formato testo. Bene. Anche per questa lezione è tutto. Vi ricordo che per domande o chiarimenti potete visitare il sito swiftus.it o commentare questo video. Come sempre, vi ricordo che potete scaricare il codice della lezione all'interno dell'apposita sezione del sito. Grazie e buona programmazione a tutti.